Al fine di consentire nel più breve tempo possibile una ripresa del comparto turistico, riteniamo prioritario implementare protocolli sanitari in grado di conciliare la tutela della salute con le esigenze degli operatori turistici. Più questi protocolli saranno efficienti, maggiore sarà la fiducia dei turisti nella scelta delle destinazioni. Difficilmente i viaggiatori si recheranno in paesi dove il controllo degli accessi è mal gestito, con un basso indice di vaccinazioni e con un'alta incidenza epidemiologica, ovvero in quei paesi dove sono imposti coprifuoco o quarantene. Alcuni trend emersi durante la pandemia si consolideranno nell'immediato futuro. Le destinazioni sostenibili, caratterizzate da una bassa densità turistica, saranno preferite rispetto alle località storicamente deputate al turismo di massa. Pertanto, la programmazione turistica si dovrà concentrare anche sulla valorizzazione di questa naturale predisposizione delle nostre località interne e costiere. Come ECR abbiamo proposto di investire sullo screening, creando un database di tamponi che possa essere interrogato tramite QR code. Abbiamo individuato da subito come soluzione immediata quella di dotarsi di un certificato verde digitale, un Green Pass, sull'esempio di ciò che l'Organizzazione Internazionale delle Compagnie Aeree, la IATA, sta sperimentando attraverso un'applicazione per dispositivi mobili con la quale gestire test e vaccini effettuati. Ma questi certificati dovranno essere non discriminatori. Le persone che non possono essere vaccinate per motivi di salute, ad esempio, dovranno essere in grado di viaggiare e accedere ai servizi di base purché abbiano un test negativo effettuato recentemente. Inoltre, tali test dovrebbero essere facilmente accessibili per tutti. Solo in questo modo potremo evitare di perdere flussi turistici in favore di chi ha già comunicato di muoversi in questa direzione. Un primo passo che, al pari di un'accelerazione della campagna vaccinale all'interno dell'Unione Europea, necessita di essere supportato e implementato efficacemente per garantire parità di trattamento all'interno dell'Unione. Occorrerebbe infine intervenire per tutelare le imprese balneari fortemente penalizzate in paesi come l'Italia dalla direttiva UE sui servizi, la direttiva Bolkestein. A tal riguardo mi permetto di sottolineare che è necessario ribadire con forza che le nostre spiagge sono beni e non servizi, che non sussiste il presupposto della scarsità del bene e che ci sono validi motivi di interesse generale che consentono di escludere tale fondamentale settore dal campo di applicazione della direttiva in questione una volta per tutte. Grazie.